Buongiorno, ben ritrovati dopo il ponte del 25 aprile. Torniamo insieme, nuova puntata di Buongiorno da RTTR, nuova puntata dedicata al benessere, benessere che si raggiunge anche attraverso l'attività fisica perché si corre non solo per ottenere risultati agonistici, ma anche per ottenere risultati importanti su se stessi, che sono a livello sia fisico che mentale. Ne parliamo con due rappresentanti del Marathon Club Trento, Patrizia Zeni, buongiorno e Buongiorno benvenuta. e grazie dell'invito. E buongiorno e benvenuto ad Alberto Abi. Buongiorno. Patrizia, cominciamo con te. Diciamo che cos'è il Marathon Club Trento, quando nasce e perché, quali sono i vostri obiettivi? Marathon Club Trento nasce nel 2009 da un gruppo di amici appassionati al podismo, alla corsa e in particolar modo alla maratona. E il Marathon Club Trento, quindi lo stesso nome, caratterizza appunto questa passione alle lunghe distanze e quindi è un'aggregazione genuina di sportivi che corrono insieme e si allenano insieme con l'obiettivo di eventi sportivi nazionali ed esteri. Vi siete riuniti perché c'era l'esigenza a Trento di ritrovarsi tra appassionati e fare un po' gruppo? Sì, mancava una realtà simile a questa sulla lunga distanza e quindi l'obiettivo era appunto di riunirsi, correre, allenarsi insieme e correre insieme a questi eventi podistici. Il principio che sta alla base della nostra filosofia è appunto non dare evidenza alla prestazione agonistica quanto al piacere di correre, quindi alle emozioni che la corsa dà, il benessere che porta. Anche perché diciamo, insomma, per chi comincia, spesso all'inizio il problema è andare a correre proprio Esatto, materialmente. Quindi sì. magari l'idea di trovarsi in Sì. gruppo, fare due chiacchiere, Sì. avere qualcuno che ti trascina nel momento in cui sei un po' stanco, non hai più voglia, aiuta molto. Sì, infatti siamo partiti con questa iniziativa di Corri da Zero, che siamo arrivati già alla quinta edizione, e è proprio pensata alle persone che si avvicinano alla corsa, quindi trasmettere una nostra passione anche alle persone che hanno la voglia di rimettersi in movimento. I dati dell'Organizzazione Mondiale della salute, con le linee guida che sono uscite proprio a inizio di aprile, dicono che il 60% delle persone, a livello nazionale sono inattive. Quindi l'importanza di mettersi in movimento, proprio perché la nostra vita sedentaria ci porta a muoverci sempre meno. La corsa invece è un movimento naturale. Corri da zero, Sì. dicevi, è un'iniziativa che parte da poco, non è Sì, molto che è sì, sì. stata lanciata. La lanciamo ogni anno con l'inizio della nuova stagione, quindi quest'anno è partita l'11 di aprile, e quindi con la bella stagione che quindi incentiva anche ad uscire, e quindi è un modo per ritrovarsi, quindi c'è un appuntamento settimanale, con cadenza settimanale, che permette appunto di iniziare con gradualità l'avvicinarsi alla corsa, proprio la parola chiave è la gradualità, quindi avvicinarsi in maniera costante e molto dolce, con questo sistema che alterna la corsa, dei brevi minuti di corsa con dei brevi minuti di camminata, per poi incrementare gradualmente nel tempo. Chi sono le persone che arrivano a correre da zero? Sono solitamente appunto una fascia d'età che va dai 35 ai 50 anni e che sono rimaste ferme, cioè che non corrono da molti anni. Se pensiamo che correre è un movimento naturale, fa parte di noi, fa parte del nostro codice genetico. Noi siamo nati per correre, abbiamo superato la sfida evolutiva correndo e quindi è proprio un nostro movimento che ci appartiene. Quindi io dico sempre scatenare il bambino che è noi, infatti basta vedere i bambini fino ai 3 anni e mezzo che appunto per Corrono spostarsi sempre. corrono. Tra chi ha cominciato a correre c'è anche il nostro Alberto Avi. Quando hai deciso che avresti voluto provare a correre da zero? Sì, ho avuto un'esperienza un po' particolare, nel senso che partivo da una situazione di forte sovrappeso, pesavo 120 kg. Ho avuto la segnalazione di questa iniziativa Corri da Zero da mia sorella, che ha insistito affinché io partecipassi. Io ero molto scettico, perché
per anni avevo svuotato una vita fortemente sedentaria. Quindi nessun Rientravo tipo di sport. nessun tipo di sport, quindi la corsa per me era un qualche cosa dalla quale stare molto lontani, perché la vedevo come una cosa estremamente faticosa, estremamente poco adatta al mio caso. Mi sono avvicinato quasi per scherzo a questo tipo di iniziativa ed è stata una scelta vincente, proprio questo tipo di approccio graduale alla corsa, quindi un minuto di corsa leggera, in gruppo, accompagnati da un minuto di camminata e poi via via nelle settimane un aumento graduale molto dolce della corsa, mi ha portato, beh, innanzitutto a perdere peso e quella è stata una cosa che mi ha dato forza per continuare settimana dopo settimana. Ma la cosa interessante è stata che dopo un mese e mezzo, il mio obiettivo principale, cioè la perdita di peso, è passata in secondo piano ed è nata proprio la passione per la corsa, la passione di correre insieme agli altri, la bellezza di poter anche sfidarsi, di portare più in là l'asticella. E quindi mese dopo mese, sempre con l'accompagnamento del gruppo e dei coach di Corri da Zero, sono riuscito a fare la mia prima mezza maratona e l'anno scorso, inaspettatamente, sono riuscito a portare a termine anche la mia prima maratona, cosa che per me era un obiettivo totalmente fuori da qualsiasi mia previsione, insomma. Quindi in 2 anni, grazie alla corsa, la tua vita è Sì, cambiata sì. completamente. Dopo, la cosa molto bella è veramente il cambio di prospettiva. La maggior parte delle persone si approccia alla corsa per perdere peso, va benissimo. Però possono nascere altre dinamiche molto più positive, cioè l'aspetto aggregante, l'aspetto del gruppo, lo ritengo una cosa estremamente importante. Si creano delle nuove amicizie, si creano delle nuove relazioni, si vive meglio. Quella è una cosa per la quale devo veramente ringraziare Marathon Club Trento perché mi ha cambiato la vita. Prima di continuare a raccontare la tua esperienza, Patrizia, quando vedi questo signore, questo Alberto che ti arriva un po' sovrappeso e ti dice voglio cominciare a Sì. correre, cosa pensi? Sì, allora per la corsa, appunto, ricordiamo, è uno sport semplice, però appunto è importante l'approccio alla corsa, quindi è importante la costituzione sana, quindi rivolgersi a un medico con Quindi una voi visita richiedete la visita? adeguata, con degli accertamenti per appunto per avere una costituzione sana e soprattutto un sovrappeso che non sia un sovrappeso che superi determinati valori, perché appunto di per sé la corsa ha un impatto alla nostra apparato scheletrico e la nostra muscolatura, e quindi è importante prima di avvicinarsi alla corsa, magari fare uno sport più dolce, quindi come camminare. Quindi l'approccio graduale, non avere fretta, e quindi è proprio il metodo che permette di vedere miglioramenti. Vediamo i dati sempre dei medici sportivi che annualmente dicono che con la corsa avvengono l'80% degli infortuni, corridori che corrono per l'80% sono infortunati. È quasi un paradosso perché, come dicevo prima, correre è naturale, però ci infortuniamo correndo, come se un pesce che nuota si infortuna. È proprio un paradosso. E quindi è proprio l'approccio che deve essere, come tutte le cose, se una cosa viene fatta male, ecco che ci si fa male. E quindi è fondamentale la corsa nella maniera corretta, con la preparazione corretta, l'allenamento giusto, proprio deve essere sostenibile sia nel breve periodo che nel lungo periodo. Alla fine di una seduta di Corri per Trento o Corri da Zero si deve stare meglio di quando si è partiti, quindi si deve provare la gioia della corsa, il piacere della corsa. Il tuo percorso, Alberto, com'è andato? Perché ovviamente non sei arrivato a correre una maratona con un allenamento a settimana. Sì, ci sono arrivato grazie ai consigli che ho ricevuto dagli amici del Marathon Club Trento, dai coach, che mi hanno appunto insegnato a non essere troppo impaziente, a fare le cose in modo graduale. Una delle cose che mi hanno insegnato è che il riposo tra un allenamento e l'altro è la parte più importante dell'allenamento per poter progredire. Mi hanno insegnato ad essere costante negli allenamenti. Ad esempio, alle persone che vengono
alle nostre iniziative insegniamo che devono essere costanti, cioè devono applicarsi almeno 2 o 3 volte alla settimana se vogliono vedere gradualmente, mese dopo mese, dei progressi. Quindi la corsa mi ha insegnato, scusate, ad essere anche una persona costante negli allenamenti. Quindi hai cambiato anche Sì, altri atteggiamenti della tua vita. esattamente, esattamente. Perché i risultati, piccoli o grandi, ma i risultati personali sono sempre grandissimi risultati, indipendentemente dai tempi. A noi non interessano i tempi. Noi siamo delle persone, tra virgolette, anziane, non siamo dei top runner, non aspiriamo, a fare la miglior prestazione mondiale. Noi puntiamo a migliorare noi stessi, a stare meglio noi come persone e stare meglio noi insieme agli altri, con gli altri. Questo è l'obiettivo, questa è la filosofia del nostro concetto di corsa, del correre insieme, insomma, del correre in gruppo. Comunque la costanza è un concetto chiave. In tutto questo tuo cammino, quali sono state le soddisfazioni più grandi? Ma le soddisfazioni più grandi sono state poter partecipare alle maratone, ma non tanto per la gara, per l'aspetto sportivo in sé, quanto perché in una maratona vivi delle emozioni incredibili che sono molto soggettive, cambiano da persona a persona. Ma la cosa che mi piace di più quando corro una maratona è vedere le persone del pubblico che ti incitano, le persone che ti sostengono. Io dico sempre che dal mio punto di vista il vero spettacolo di una maratona non è il maratoneta in sé, parlo ai nostri livelli chiaramente, ma è il pubblico che ti sta attorno, che ti incita, che ti urla, che ti spinge. Quelle sono emozioni, quello è il vero spettacolo dal mio punto di vista. Ricorderò sempre la mia prima maratona a Berlino 2016, l'ho terminata non col male alle gambe, ma col torcicollo, perché ho corso tutta la gara Guardandoti guardando in giro. tutte le facce di quelle 50-100.000 persone che ho trovato lungo il cammino, una città intera che era là per te, per vedere lo spettacolo. E non si sono resi conti che lo spettacolo erano loro, erano il pubblico. Ci hai portato oggi queste due medaglie, due partecipazioni di questo 2017, a conferma di quello che dicevi poco Sì, fa. Il sì, risultato sì. non conta, la medaglia la vincono tutti perché Sì, già chiudere una esatto. maratona è veramente qualcosa di grandioso. Sì. Ricordo il valore simbolico che hanno quelle medaglie, il vero valore. Patrizia, due maratone in 5 mesi neanche, 4 mesi, Sì. non sono un po' troppe? A proposito E di non ma appunto esagerare. solitamente una maratona primaverile ed una autunnale, quindi si ha il tempo di Recuperare. recuperare, riprendere, fare un ci ciclico, quindi il periodo di recupero per poi riprendere l'allenamento in vista del secondo obiettivo. Poi quelle due sono appunto, come diceva Alberto, in preparazione l'allenamento, proprio perché la maratona è una vera e propria metafora di vita, quindi richiede impegno, costanza, e quindi un'alimentazione corretta, una preparazione corretta, una distanza corretta, e quindi Voi come Marathon Club organizzate anche proprio le trasferte in gruppo? Come scegliete gli obiettivi e come ci si organizza, insomma, come funziona? Sì, scegliamo degli eventi di carattere nazionale oppure d'estero che siano particolarmente interessanti e quindi creiamo un gruppo e quindi il piacere di andare a correre insieme per confrontarsi con le proprie esperienze e le proprie sensazioni della corsa. Ci sono anche delle corse qui in Trentino, qui vicino, interessanti? Sì, il running appunto ha visto questo, è quasi un fenomeno di moda di recente, ha visto un proliferarsi di molti eventi podistici, sia locali che nazionali, quindi ogni settimana c'è un ricco calendario che trovate anche sul nostro sito con tutti gli eventi podistici a cui è possibile partecipare. Non abbiamo detto dove e quando vi trovate, per chi Sì. volesse cominciare a correre. Sì, il nostro appuntamento settimanale è il martedì sera, con ritrovo alle 19.30, partenza alle 19.45 dal parcheggio Exit di fronte alla funivia Sardegna. Si può Ci presentarsi si può senza. presentare, sì, c'è
ritrovo e poi la partenza, e quindi ci sono dei gruppi differenziati seguiti appunto dagli esperti del marathon e in base ai propri livelli e alla propria preparazione. Di chi si presenta? Vabbè, Alberto è un esempio, Sì, immagino, dei sì. migliori, ma c'è anche chi dopo qualche volta abbandona, smette, si tira indietro, poi magari ci riprova 2 mesi dopo, non lo Sì, so. ci sono diversi casi, però appunto già È un primo presentarsi è un passo. primo passo, proprio la voglia di muoversi è sempre più presente. E tu, Alberto, non hai mai avuto un momento in cui dici troppa fatica, basta, non ce la faccio No, più? non ho mai avuto questo tipo di Proprio per quella costanza reazione. che dicevi e quella Sì, proprio perché, gradualità. Sì, sì, ripeto, sì. il metodo che viene proposto lo trovo veramente vincente e adatto a qualsiasi tipo di situazione, perché è graduale, il livello di partenza è talmente basso che è adatto a tutte le età, a tutte le persone, a tutte le situazioni. L'importante, la cosa secondo me fondamentale, è la costanza, cioè ripresentarsi anche il giorno dopo. E poi col tempo diventa tutto naturale, perché come diceva Patrizia, la corsa è un gesto estremamente naturale nell'uomo e il nostro organismo ha bisogno di stimoli, la corsa lo è. Poi nascono anche delle belle amicizie Sì. che proprio stimolano Sì. l'uscita in Quindi se non gruppo. ho voglia io E mi quindi stimoli tu e poi viceversa. esatto, sì. Non vorrei Sì. aver lanciato un messaggio sbagliato. Ovviamente tu, Alberto, hai corretto anche la tua alimentazione per riuscire a perdere così Certo, tanto peso. sì. È una Sì, cosa di conseguenza, perché sicuramente. se vuoi correre di più, Esatto, voi date anche esatto, qualche consiglio in merito, Patrizia? Ma facciamo tra le nostre iniziative, siamo attivi anche a organizzare delle serate con delle persone qualificate in tema sia di tecnica della corsa che di, appunto, di alimentazione, con dei medici sportivi che parlano e approfondiscono proprio le tematiche. Quindi diamo l'occasione per approfondire. Poi da chi inizia a correre diventa anche un istruttore. Alberto, tu adesso guidi gli altri, quelli che arrivano e gli insegni? Sì, quest'anno sono stato promosso. Ah, bene. Sì, Quindi c'è una carriera c'è interna, diciamo una così. Sì. condivisione anche della passione, quindi c'è una collaborazione reciproca. Quindi il prossimo appuntamento, se non sbaglio, 2 maggio, martedì prossimo, giusto? Giovedì, Ah, giovedì, scusami. Fate praticamente proprio per abituare la costanza, il primo periodo 2 giorni. Se facciamo qualcuno vuole cominciare anche. adesso è troppo tardi o No, può no, no, inserirsi siamo in ancora ai primi gruppo? minuti, quindi Ce la fa. esatto, Sì. sì. Quindi giovedì sempre alle 20? Alle Giovedì sempre alle 19:45 19:40, sì. Perfetto, partenza, quindi ritrovo un po' prima. invece per le gare c'è qualche appuntamento da segnalare nelle prossime settimane? Qui C'è Trento vicino? Running Festival, che è appunto Ok. un appuntamento fisso qui a Trento, Tu, e Alberto, quindi prossimi obiettivi invece? ho iniziato ieri l'allenamento per la maratona di Berlino del 25 settembre. Caspita, è una delle più Adesso sì, sono conosciute. attività, sì. Quindi tu solo maratone adesso, fai anche qualche mezza di No, nella preparazione? preparazione partecipo anche Previsto. delle mezze maratone, però per me sono troppo difficili perché la mezza maratona, pur Più veloce. essendo su una distanza più breve, 21,095 km, è una gara molto più veloce. Io non sono un velocista, Vabbè, faccio troppa insomma, fatica. manco parlassimo dei 100 metri cani. ascolta, la maratona di New York, ci stai La pensando? maratona di New York ci sto pensando, però preferisco sfruttare gli ultimi anni della mia gioventù per fare delle maratone tecnicamente più semplici, che mi permettano di raggiungere i miei obiettivi cronometrici, perché sono abbastanza competitivo, insomma, fondamentalmente. La maratona di New York la tengo per ultima. Patrizia, solo una domanda veloce in Sì. chiusura. Quanta soddisfazione c'è nel vedere, immagino siano tante le persone che cominciano senza correre neanche 10 minuti al giorno e poi vanno a fare una maratona? Sì, la soddisfazione appunto è reciproca, perché appunto si condividono, condividere la passione della corsa e i benefici che porta, sia di benessere che di stare insieme. Grazie allora Patrizia Grazie. Zeni, grazie, complimenti e in bocca al lupo ad Alberto Grazie. Avi. Noi ci fermiamo per qualche minuto, ci sono le ultime notizie in redazione con il nostro direttore Marica Terraneo e poi torniamo insieme per la rubrica di tavola.